La sessione che sta per cominciare riguarda le banche dati settoriali per tematiche specifiche inerenti alla gestione e al governo integrato del territorio. Come vedremo nel corso delle presentazioni, io adesso non mi dilungherò, quindi vi lascerò spazio per poter poi consentire ai relatori di esporre le loro esperienze. Però ho voluto semplicemente riportare l'elenco delle presentazioni che vedremo questo pomeriggio, evidenziando con un colore diverso alcune parole chiave che fanno un po' da filo conduttore a tutto ciò che vedremo in questo scorcio di conferenza dedicato al governo del territorio e a come i sistemi informativi territoriali e le banche dati territoriali possano risolvere o affrontare o fornire un supporto a chi deve gestire il territorio, partendo dal livello più prettamente progettuale e quindi con un'ottica pianificatoria rivolta a ciò che sarà il territorio, fino ad arrivare invece alla gestione di ciò che è attualmente il territorio e come si può supportare il decisore nell'affrontare problematiche inerenti aspetti paesaggistici, aspetti territoriali, aspetti urbanistici, ma come vedremo anche aspetti legati al sistema energetico, al sistema dei trasporti e finanche al sistema imprenditoriale. Il filo conduttore di tutte queste presentazioni è il fatto che comunque stiamo ragionando sul territorio, quindi le discipline in cui noi ci cimentiamo ogni giorno, essendo strettamente legate alla gestione del territorio, traggono beneficio dall'innovazione tecnologica dei nostri settori, ma hanno sicuramente degli spunti per poter produrre poi dei prodotti che vedremo nelle prossime presentazioni, che sono dati da una serie di esigenze diverse ma accomunate dal governo del territorio. A questo punto io lascio la parola ai relatori, vi rinnovo l'invito a rispettare i 10 minuti e alla fine di ogni presentazione avremo la possibilità anche di rivolgere qualche domanda al relatore che ha appena concluso il suo intervento. Quindi la prima presentazione riguarda il City Model per un sistema urbano per un sistema di trasporto urbano e relativo alla linea tranviaria Cosenza-Rende. Presenta il professor Artese dell'Università della Calabria. Buonasera. Allora, presentiamo stasera un City Model. Riguarda il City Model la zona urbana dell'Università della Calabria, che è interessata da una linea tranviaria che ha queste caratteristiche: si sviluppa lungo una direttrice nord-sud, è lunga circa 20 km e attraversa delle zone con caratteristiche distinte, da quelle urbane risalenti agli inizi del Novecento a una parte extraurbana e infine a un'area del campus. Gli scopi di questo City Model sono due essenzialmente. Il primo è valutare l'impatto di una infrastruttura di notevoli dimensioni nell'area urbana e la seconda è quella di presentare un filmato virtuale del tracciato per vari scopi, sia anche questi per la valutazione, diciamo così, in dinamico dell'impatto ambientale e sia per scopi di presentazione del progetto vero e proprio. I dati a disposizione: carta tecnica regionale e ortofoto in scala 1 a 5.000, le carte tecniche comunali in scala 1 a 2.000, una cartografia dell'area del campus universitario in scala 1 a 1.000 e il modello delle superfici ottenuto da un volo LIDAR ad alta risoluzione con un punto, 4 punti a metro quadro e ortofoto di 20 pixel. In virtù del fatto che avevamo bisogno di più, diciamo che gli scopi erano molteplici, sono stati messi a punto diversi modelli tridimensionali con livello di dettaglio diverso. Il primo è un modello territoriale, del quale qui possiamo vedere un'immagine, è ottenuto da un modello
denso delle superfici da foto leader, da volo leader con sovrapposta spalmata l'ortofoto ottenuto col software AirMapper. Qui abbiamo un'altra vista della stessa zona e da qui diciamo che dovrebbe partire la linea tranviaria e segue un percorso che si sviluppa in questa direzione. E questo era il primo modello. Abbiamo poi un modello planivolumetrico che si sviluppa per una fascia intorno all'asse del percorso tranviario. Per ottenere questo modello è stato utilizzato il software AutoCAD e in questa prima versione gli spazi e gli edifici sono distinti per colore in base alle definizioni, alle loro destinazioni. Sono differenziati anche gli spazi verdi, qui abbiamo delle viste, questa è la vista da nord della parte urbana. Abbiamo poi per una parte della zona interessata un modello fotorealistico, è stato ottenuto con delle viste a 45 gradi per quanto riguarda le facciate per un duplice motivo, sia perché queste si ottengono sgombre dalle ostruzioni dovute agli alberi, alle persone, e sia perché l'ingombro è come file, diciamo, è abbastanza piccolo. Questa zona, la zona che abbiamo visto prima, ecco, questa è una zona un po' più ampia. Qui vediamo un dettaglio nei pressi della stazione iniziale, da questa parte si può osservare un residuo di fabbricati industriali, questa è una vecchia zona industriale, questo modello sarà utilizzato anche per andare a ubicare i nuovi fabbricati e vedere l'effetto, diciamo, di questi nuovi insediamenti. E infine abbiamo un modello che è stato utilizzato per un filmato virtuale ottenuto col software Cinema 4D e abbiamo spalmato a terra la carta tecnica e qui poi i modelli estrusi plano volumetrici. Queste sono delle zone, sono ottenute per estrusione, per alcuni edifici invece sono stati eseguiti i modellini 3D. Infine abbiamo un utilizzo di questo modello per ottenere un filmato per la presentazione del progetto con un fotogramma suddiviso in tre zone. Nella prima zona in alto a destra abbiamo la vista del modello, in alto a sinistra abbiamo una planimetria del tracciato e in basso abbiamo uno sviluppo come quelli che si trovano nelle vetture, diciamo, appunto della metro, dei tram. Vediamo quando il tram è in movimento, questo sarebbe un fotogramma scattato col tram. Qui abbiamo l'edificio più importante, che è una chiesa che viene costeggiato e che diventa rosso nel momento in cui passa il tram. Qui è una lucetta che scorre lungo il tracciato e qui abbiamo il tracciato a mo' di, diciamo così, di cartello nella vettura tranviaria che indica il percorso fatto. Spero di essermi contenuto. No, assolutamente. 5 minuti. A questo punto, se c'è qualche domanda, possiamo utilizzare i 5 minuti, ecco, del residui per approfondire qualche argomento. Per sfruttare il microfono. Diciamo quindi che l'aspetto, in questo caso l'aspetto che voi avete curato è l'aspetto pianificatorio e progettuale. E, come vi siete integrati, ecco, con i gruppi più, diciamo, specializzati verso la progettazione? Questo approccio territoriale come ha funzionato con chi effettivamente si occupa genericamente della pianificazione dei trasporti e della progettazione? E allora abbiamo avuto un'interazione con i progettisti che erano divisi, diciamo, in due team. C'era un team che si occupava di una progettazione più generale ed era quella che era più interessata al primo modello, un modello su scala territoriale, e c'era invece un team che si è occupato della progettazione definitiva, per cui aveva appunto quest'altra esigenza di avere delle viste un po' più dettagliate, diciamo, delle
delle zone un po' più dettagliate. Naturalmente questo terzo, diciamo, modello è ottenuto solo per scopi, diciamo così, visibili, sì, di rappresentazione anche del percorso, così si capisce anche il percorso, diciamo, della tranvia. L'impatto, sì, nell'edificato esistente. No, volevo, sì, vedere. Va bene, non, sì, niente. E questo qua. Beh, così. Va bene. C'è qualche altra domanda? Ok, grazie. Grazie a voi. Allora, il prossimo intervento della professoressa Ioannilli dell'Università di Roma Tor Vergata riguarderà l'analisi morfologica tridimensionale di aree urbane a supporto dello sviluppo di modelli spaziali ambientali. Ok. Anch'io cercherò 5 minuti, non di più, giuro. Allora, la sessione si intitola Il governo del territorio, chiaramente uno degli aspetti che rilevano nel governo del territorio, in particolare del territorio antropico, diciamo, è quello ambientale. E in particolare quando ci occupiamo di governare ambientalmente le aree urbane, come dire, diciamo che ci dobbiamo occupare per esempio del disinquinamento acustico, del disinquinamento atmosferico, oppure di pianificare per l'appunto interventi che vadano nel verso della non generazione di impatti ambientali o della diciamo, minimizzazione delle interferenze fra l'ambiente e la struttura urbana. Ora, il problema di gestire, diciamo, l'ambiente in area urbana è legato al fatto che in generale, comunque sia grande l'area urbana, l'area urbana è molto complessa e le sue interferenze con le componenti ambientali sono molto complesse, quindi studiare l'area urbana in generale è qualche cosa, e come, diciamo così, l'area urbana interferisce con le grandezze ambientali è in generale molto complesso. Perché? Perché ci sono per l'appunto le tridimensionalità strutturali della città e soprattutto i rapporti topologici fra gli oggetti tridimensionali che sono in area urbana. E queste topologie, queste relazioni topologiche fra gli oggetti urbani risultano in generale, diciamo così, abbastanza complessi da essere studiati, tant'è che normalmente quando diciamo un gestore dell'ambiente urbano deve produrre per esempio un piano, il piano di disinquinamento acustico, il piano di disinquinamento atmosferico, deve fare l'analisi di dov'è che si concentrano gli inquinanti, analisi previsionali sulle concentrazioni degli inquinanti, che cosa fa? Prende uno strumento che normalmente è disponibile, cioè un modellatore ambientale, gli dà in pasto in generale dei dati semplificati della struttura urbana e produce dei risultati che poi vengono usati per prendere delle decisioni che sono per l'appunto delle decisioni comunque rilevanti ma basate su delle rappresentazioni relativamente semplificate, diciamo omogeneizzate, eccetera. Ora, questa questione di dover ricorrere a semplificazioni molto forti, secondo me allo stato attuale potrebbe essere una questione, dico allo stato attuale di disponibilità di dati che riguardano la descrizione tridimensionale urbana, potrebbero essere superate, mettendo però, come dire, un certo sforzo di elaborazione dei dati di descrizione tridimensionale urbana. Io credo che ormai in Italia tutte le regioni abbiano le cartografie tecniche almeno alla scala del 5.000 e tutte quante descritte in maniera tridimensionali, poi saranno ancora in ambiente GAD, alcune sono, però insomma i dati ci sono. Ora, se ci mettiamo un po' di intelligenza a elaborare questi dati, in realtà per esempio possiamo scoprire, ora spero che riusciate a vederlo in quella rappresentazione molto piccola, riusciamo per esempio a scoprire che si possono calcolare i rapporti topologici che esistono per esempio fra gli edificati lungo gli assi stradali, quindi si possono costruire degli indicatori che tengano conto di quale è la
posizione relativa dei fabbricati che sono prospicienti i fronti stradali e anche valutare le loro altezze relative per scoprire dove ci sono i canyon e come sono fatti i canyon in ambito urbano, perché l'esistenza di un canyon è abbastanza importante per fare analisi di quelle che sono le concentrazioni degli inquinanti. Ora, nel caso che vi sto rappresentando, tutto quello che vedrete in questa presentazione e anche nell'altra che comunque farò io è basato sull'uso di carte tecniche regionali in scala al 5000, dotate però tutte quante dell'informazione tridimensionale. Questo tipo di elaborazione che vedete rappresentata qui è sostanzialmente partita dalle poligonali degli edifici descritte in termini di altezza e però sviluppandoci sopra un calcolo è stato costruito un indicatore che prende in considerazione qual è la distanza che intercorre fra i fabbricati che si trovano lungo gli assi stradali, che significa per esempio che nel caso specifico, parlando della città di Roma, quindi della carta tecnica regionale laziale, non avendo a disposizione i fronti stradali sono stati ricostruiti dalla carta tecnica che descrive invece i fabbricati, quindi è stato fatto una qualche modellazione per ricostruire i fronti e poi è stato valutato quanto sono distanti gli edifici, quanto sono alti in destra e sinistra i fabbricati e si è arrivato a classificare una grande parte del territorio comunale da quel punto di vista, cioè dicendo per ogni arco stradale se esiste un canyon, se il canyon è largo, se il canyon è stretto, se è un semi-canyon, se c'è un'apertura totale, eccetera. Mi soffermo un attimo a dire che il fatto che nelle applicazioni che adesso vi mostro con altrettanta celerità la superficie coperta sia estesa è molto rilevante, nel senso che il territorio che noi abbiamo sperimentato adesso in questo caso per esempio riguarda 3 municipi del Comune di Roma e 3 municipi del Comune di Roma sono grandi quanto un comune, diciamo, di media grande dimensione, quindi stiamo parlando di 800.000 abitanti grosso modo, quindi è un comune intero e quindi l'elaborazione è stata fatta su tutto il comune. Un'altra cosa che pure si può fare per quanto riguarda i modelli di previsione di qualità dell'aria, questa è un'altra delle questioni, tra l'altro, che ha anche una certa rilevanza tecnico-scientifica. Esistono dei modelli teorici che aiutano a stimare i parametri con cui gli edifici interferiscono, per esempio, con i flussi di vento e quindi come, presentandosi topologicamente l'uno rispetto all'altro e relativamente alle altezze, influenzano le velocità dei venti e la dispersione degli inquinanti. Però questi modelli teorici non sono mai stati sperimentati su casi reali, quindi con edifici che sono distribuiti così come vengono, diciamo, all'interno dei contesti urbani. Ecco, anche in questo caso è stato possibile costruire i parametri che vengono richiesti da questi modelli in maniera assolutamente analitica, perché come vedete, per esempio, si possono costruire dati di densità planare di edificato ai diversi livelli, ma soprattutto si può valutare quelle che sono le posizioni relative dei fabbricati e relative anche all'altezza. Ovvero, e questa è l'ultima rappresentazione che vi mostro, si può per esempio, sempre partendo da carta tecnica regionale, quindi da una rappresentazione comunque planare dei fabbricati ma con un dato di altezza, fare un'operazione di questo genere, quindi generare delle regioni verticalizzate che possono rappresentare le facciate dei fabbricati e poi utilizzando un dato che è quello che normalmente usano i trasportisti sui flussi di traffico, dati in pasto questi dati a un modellatore di emissione acustica, calcolare qual è il valore di emissione di pressione sonora equivalente a ciascun piano dei fabbricati. E attenzione, perché questa cosa, come dire, rileva, scusate, soprattutto per il titolo di questa sessione, integrazione di dati settoriali, perché se, come credo molti di voi, hanno a disposizione dati che legano un fabbricato ai numeri civici che sono associati a quel fabbricato, quindi le unità edilizie associate al numero civico, allora dentro ciascuna unità edilizia che vedete, ciascun edificio che vedete rappresentato qui dentro, voi ci potete mettere anche la popolazione, cosa che noi nella sperimentazione di Roma abbiamo fatto, e quindi potete sapere con una statistica però abbastanza puntuale quanta popolazione è sottoposta a quale pressione sonora equivalente.
quindi integrando questi dati. Anche in questo caso, attenzione, perché l'applicazione è stata fatta su un'area vasta, è stata fatta sullo stesso territorio che vedevate rappresentato prima, quindi su una città, diciamo così. Ora, è chiaro che per arrivare a costruire questo tipo di indicatori bisogna lavorare con i dati geografici, bisogna quindi non soltanto usarli per rappresentazione, ma bisogna lavorarci mettendoci, come dire, una certa quantità di applicazione nelle misure, eccetera, eccetera. Però ormai è possibile farlo, perché, come dire, i dati sono diffusi, sono omogenei, le caratterizzazioni di questi dati sono tali da permettere la loro elaborazione a questi scopi. Quindi questi forse possono essere delle soluzioni che danno delle indicazioni più puntuali a chi deve governare l'ambiente urbano. Finito. Sono andata lunga? Perfetto. Ci sono domande? Io volevo fare una domanda. Nella sua iscrizione, nella sua esposizione ho visto che ha presentato questo modello di ambiente urbano relativo al municipio, ma presentando ovviamente quest'area urbana in termini anche di complessità delle forme anche tridimensionali che ci sono. Però non ho visto un aspetto importante, per esempio in un'area urbana c'è l'aspetto della vegetazione, per esempio, che per quanto attiene per esempio problemi di diffusività di inquinanti, problemi di impatto sul rumore, gioca un ruolo molto importante. Vi chiedo se avete preso in considerazione per esempio di supportare l'introduzione e l'integrazione di questo nuovo dato, per esempio utilizzando le tecniche aerospaziali. Guardi, mi fa una domanda per la quale potrei impiegare 40 minuti a rispondere, però no, veramente le rispondo in due minuti. Chiaramente sì, nel senso che in realtà, come dire, poi la sfida principale è proprio quella di integrare le fonti, e noi lavoriamo anche con il dato telerilevato. Ora, la verità vera è che in tutti i casi che qui ho rappresentato, quello che vale di più sul fenomeno che viene analizzato è proprio la relazione dei volumi, fra i volumi tridimensionali, perché nel primo caso che vede quelle paratie, quei colori in rosso che sono sostanzialmente delle pseudo paratie che abbiamo inventato, non sono altro che i bordi stradali. Ora, se noi stiamo parlando di canyon, quindi se stiamo facendo quello studio per identificare un canyon, che la strada sia alberata oppure no ha relativamente poco significato dal punto di vista del comportamento idraulico del vento che transita all'interno del canyon. Non è del tutto vero, però no, adesso guardi, noi abbiamo fatto anche applicazioni che integrano la presenza del verde sia sul rumore che sull'inquinamento atmosferico, però questo è un parametro, un primo parametro che intanto discrimina quelle che sono le condizioni di contesto. Però sono assolutamente d'accordo con lei, sì, tra l'altro l'abbiamo anche fatto, abbiamo anche utilizzato dati che sono stati derivati dall'osservazione della Terra per utilizzare anche l'informazione sulla vegetazione. Però adesso qui la cosa che appunto mi rilevava era anche il titolo della presentazione, la morfometria tridimensionale urbana come supporto alla costruzione di indicatori analitici, poi nelle applicazioni specifiche si integrano anche le altre banche dati. Sono altre domande? Avevo giusto una curiosità sulla modellazione della diffusione del rumore, restando nei tempi che abbiamo a disposizione. Il modello di diffusione che è stato utilizzato è quello tipico del traffico automobilistico? No, qui in realtà abbiamo usato un modellatore che non è affatto soddisfacente, infatti devo dire l'abbiamo usato adesso soltanto per sperimentare l'accoppiamento fra la modellazione GIS e la modellazione di rumore, perché come vedete qui c'è tutta la modellazione GIS, quindi da come è rappresentato come il dato tridimensionale cartografico sia stato trasformato in facciate e in ricettori lungo la facciata.
Il modellatore sonoro effettivamente non va bene, perché un modellatore gaussiano, quello che abbiamo usato è il Kalain, che insomma fa un po' tutto quanto uguale, per cui non... Insomma, no, però effettivamente in questo caso la sfida è modellizzare la infatti, vista GIS, infatti sì. In questo caso era più importante riuscire ad accoppiare, quindi anche a far colloquiare il dato derivato dalla modellazione geografica, esatto, con quello. Poi è chiaro che ci vorrebbe un microsimulatore che funziona in ambito urbano, che tenga conto, diciamo, dell'effetto. In questo caso noi è un modellatore gaussiano, quindi l'informazione che dà è che la pressione sonora è più vicina alla fonte e poi si diffonde praticamente non considerando gli ostacoli, quindi insomma non è un modellatore, però i modellatori sonori costano. Le università sono povere, qualcuno ci finanzi e noi faremo anche il meglio. Benissimo, allora adesso la prossima presentazione è del dottor Cipolloni dell'ISPRA, riguarda il GeoMap Viewer come strumento di visualizzazione dati nel portale del Servizio Geologico Italiano. Quindi lascio la parola al relatore. Buonasera. Allora, il GeoMap Viewer è uno degli strumenti, ma diciamo lo strumento principale con cui noi mettiamo a disposizione degli utenti il patrimonio delle nostre banche dati, cioè del Servizio Geologico. Il primo GeoMap Viewer è stato pubblicato insieme al portale del Servizio Geologico circa un anno e mezzo fa, è stato realizzato in Flex con le librerie ESRI Flex API 1.3. Sulla base di una serie di suggerimenti, background che ci sono arrivati e delle potenzialità offerte dalle nuove librerie ESRI Flex API 2.4 e anche di come queste due cose si potessero integrare, abbiamo scelto di realizzare una nuova versione che per il momento è una versione beta, affiancherà la vecchia versione almeno fino alla fine dell'anno, quando raggiunta una certa stabilità probabilmente sostituirà la precedente, anche per dar modo all'utente di abituarsi ai due passaggi, anche se graficamente poi, come vediamo, non c'è tantissima differenza dal comportamento. Però, come vedete nella nuova versione, c'è stato possibile differenziare le nostre banche dati e almeno in tre grandi categorie tematiche. E questo tema è diventato un po' un tema ricorrente, come presenterà anche la mia collega successivamente in un'altra, sempre in questa sessione, un'altra presentazione su quello che sono invece i metadati e la riorganizzazione dei metadati anche per tematiche. Identificando tre grossi filoni che sono tutti i dati geologici, comprese le cartografie, i dati relativi più a pericoli naturali, a elementi di pericolo naturale e i dati invece relativi a risorse e prospezioni. Quello che vi mostrerò qui è quelle che sono le funzionalità principali implementate, che sono quelle che su cui abbiamo speso particolarmente attenzione proprio per cercare di dare qualche cosa in più rispetto al precedente. In prima di tutto abbiamo curato il caricamento, il nuovo caricamento permette di caricare WMS, tutti i tipi di servizi ArcGIS Server, sia Dynamic, Tile, che Image o Feature, ArcMS, KML e prossimamente i WMS anche caricare file CSV, quindi di testo, per poterli integrare. Una volta che io ho caricato però i dati, quello che mancava era la possibilità da parte dell'utente di salvarsi, cioè di crearsi un vero e proprio progetto, in modo che oltre ai dati che ci sono a disposizione, io posso caricare i miei dati e ogni volta che riapro il mio viewer ce li ho lì a disposizione senza doverli nuovamente ricaricare. La seconda parte è l'interrogazione, in particolare la nuova interrogazione permette di interrogare in maniera multipla tutte le banche dati accese e questo ci permette quindi di fare una valutazione delle informazioni sia sul punto ma anche per area, in quanto l'interrogazione può essere fatta non solo in maniera puntuale ma anche su un percorso o addirittura su un poligono che sia regolare o meno. E ovviamente una volta che io ho, come vedete qui, la lista... dato troppo veloce...
la lista delle vediamo senza che parte. La lista delle interrogazioni, selezionando una mi si accende la fiche, cioè l'oggetto grafico, anche sulla mappa, e quindi posso facilmente identificare dove è questa. Terza parte, le compartecipazioni. C'è un tools che permette di fare dei focus, degli zoom geografici, quindi degli extents geografici su particolari eventi, in particolare noi curiamo quelli relativi a fenomeni geologico-naturali, quindi frane, terremoti o quant'altro, ma le nuove funzionalità offerte all'utente è che l'utente può aggiungere un suo evento, un suo extent, anche una zona di interesse particolare, la può salvare e ricaricare anche in questo caso come se fosse un vero progetto, e ancor di più, se è una cosa che ritiene sia interessante, la può inviare direttamente per email al servizio geologico, che poi valuterà se tale dato è significativo o meno, in caso integrarlo, proprio in un'ottica quasi di web 2, di integrazione quasi con il cittadino. La ricerca. La ricerca è una delle cose che era mancante. C'è una serie di tools che permettono di fare ricerca per temi particolari sulle varie banche dati. Poi faremo un focus su questo. L'integrazione, come già c'era anche in questo caso, c'è la possibilità di interrogare il catalogo metadati del portale del servizio geologico, in realtà non solo quello, qualunque catalogo che sia standard, e una volta trovati dei metadati che ci interessano, poterli caricare contestualmente se sono dati che non sono già presenti all'interno del viewer. Come avevo detto, faremo adesso un focus sulla ricerca, perché sulla ricerca dei dati ci abbiamo speso un pochino di tempo. Nella lista che avete visto prima si possono integrare una serie di banche dati, posso fare un'interrogazione di tipo geografico, quindi con una determinata geometria interrogare una zona e sapere quali sono i dati presenti in quella zona, o ancora di più posso per ricerche specifiche inserire una parola termine, in questo caso la ricerca di una litologia, scrivo Marno, Marne, e lui che cosa fa? Mi va a evidenziare quali sono le litologie con quelle caratteristiche, sia anche sul viewer, oltre che darmi una lista con tutti gli attributi di quell'oggetto, e quindi dando uno strumento che è utile sia a un utente generico ma anche a un tecnico che sta cercando determinate informazioni sul territorio. Giusto per dirlo, nostro all'interno sia del vecchio che del nuovo viewer abbiamo più di 23 servizi per oltre 400 strati informativi. In conclusione, quali sono i progetti futuri? Per la fine dell'anno ottimizzare il viewer, in particolare arricchendo e ottimizzando le ricerche dei dati, e i GeoRS, che per il momento è solo riferito ai terremoti dell'USGS, integrare, come abbiamo detto prima, il nuovo viewer con il portale del servizio geologico, e realizzare anche la versione in inglese, che non riguarda solo la parte di funzionalità, ma in alcuni casi anche i contenuti delle banche dati. Progetti un pochino a più lunga durata per il 2012, sicuramente inserire una serie di strumenti di analisi come il buffer, l'intersect, quindi la possibilità di fare, combinando la ricerca dei dati e queste funzioni, delle vere e proprie analisi, quindi uno strumento un pochino più per un tecnico che cerca di avere informazioni utili al proprio scopo. E sicuramente integrare sia i WFS di nuova generazione, che sono quelli che dovremmo pubblicare per rispondere anche alle direttive Inspire, i WMTS, che sono i WMS con tiles, per capirci, e i VCS, quindi tutta una serie di servizi standard che al momento non abbiamo implementato, anche perché non ne avevamo molti a disposizione qui. Quindi vogliamo ben valutare le possibilità. Con questo vi ringrazio, vi do tutti i link sia al vecchio che al nuovo visualizzatore che al portale del servizio geologico. Vi invitiamo a passare al nostro stand, perché non oggi che c'è la presentazione, ma domani cercheremo di fare delle demo di dimostrazione, anche dando più spazio sia al viewer che allo stesso portale del servizio geologico. Con questo vi ringrazio. Grazie.
per la presentazione. Ci sono domande? Una domanda, diciamo, anche perché sono interessato, diciamo così, alla fruizione del servizio. Questo che abbiamo visto noi riguarda il portale, quindi la visualizzazione tramite un browser, diciamo, da qualsiasi, da parte di un utente generico. Un utente invece più specializzato, più tecnico, all'interno di uno strumento, diciamo, come ArcGIS, per esempio, visto che avete utilizzato la tecnologia ESRI, che tipo di servizi può utilizzare? Solo il WMS oppure ci sono anche... Una gamba di servizi, poi c'è anche una presentazione domani su, sì, più strettamente sui metadati, che fa anche riferimento ai servizi. All'interno del nostro portale noi abbiamo tutti i servizi, sono pubblicati sia in standard ESRI, ArcGIS Server, quindi li posso caricare in ArcMap direttamente come ArcGIS Server, come servizi di ArcGIS. Sono tutti realizzati anche in WMS, quindi il nuovo standard, e per alcuni abbiamo realizzato anche KML, e quindi per alcune topografie ci sono ancora degli ArcMS funzionanti, quindi c'è un'ampia gamma di possibilità anche a un utente più esperto di potersi caricare in qualsiasi in modo tale strumento, da poter fare le sue analisi, sia il classico ArcMap, ma anche strumenti, che ne so, come QGIS o, sì, certo, o Gaia, insomma, di altro tipo. Quindi comunque c'è un'ampia panoramica di possibilità, anche accessibili direttamente all'interno del portale con delle pagine dedicate. Okay, grazie. Allora, adesso ridò la parola alla professoressa Ioannilli, che invece in questa presentazione ci parlerà di indicatori geografici di performance per la valutazione dei servizi pubblici locali. Ci riavete me perché il collega che doveva venire a discutere non c'è, dove sta? Eccolo. Allora, questa presentazione, insomma, è in linea con quelle fatte prima, ma si occupa di una questione diversa. Ma insomma, la filosofia è sempre la stessa. Qui parliamo di una questione che credo, insomma, se ci sono amministratori pubblici, insomma, sia abbastanza rilevante, che è la esternalizzazione dei servizi pubblici locali, quindi il nuovo ruolo che gli enti locali rivestono nei confronti dei soggetti che erogano per suo conto i servizi pubblici. Perché dico un nuovo ruolo? Perché da gestore, che era l'ente locale, adesso in qualche modo è il controllore dei servizi che vengono erogati, e tra l'altro è il controllore anche nei confronti di un soggetto che non ha esattamente le stesse finalità dell'ente pubblico, perché l'ente pubblico è interessato a che il servizio pubblico venga erogato con determinati standard di qualità. Chiaramente chi gestisce il servizio pubblico deve però anche garantirsi una certa profittevolezza dalla gestione, e quindi in qualche modo ci sono anche degli obiettivi che non coincidono. Ora è chiaro che se il soggetto pubblico deve controllare chi eroga il servizio, deve dotarsi di strumenti, diciamo così, che gli permettano da un lato di monitorare ciò che fa il soggetto che eroga il servizio, dall'altro anche di monitorare però ciò che l'utente percepisce del servizio, e quindi complessivamente degli strumenti che gli permettano di valutare quella che è la performance complessiva dal punto di vista del ente pubblico, quindi di quanto viene soddisfatta questa domanda. Quindi il problema è quello di costruire degli indicatori. Ora, normalmente che cosa succede? Succede che quando vengono affidati in gestione dei servizi pubblici, sapete tutti quanti perfettamente che vengono sottoscritti dei contratti di servizio. Il contratto di servizio contiene una certa quantità di norme e anche, diciamo, dei profili di prestazione del servizio, di qualità che devono essere assicurate. Qual è il problema e perché noi ci siamo occupati di questa tematica? Perché normalmente ciò che accade è che chi eroga il servizio fornisce una immagine della qualità del servizio erogato in maniera molto aggregata. Adesso, per esempio, parliamo dei rifiuti, che è il caso che vi mostro, ma se ne potrebbe discutere per i trasporti, per la sanità, eccetera.
Allora, per i rifiuti, per esempio, un indicatore che viene normalmente scritto nel contratto di servizio è la frequenza di spazzamento delle strade, oppure la quantità di rifiuto che viene raccolto in maniera differenziata. Quindi indicatori che normalmente si esprimono sul complesso del servizio. Però, se il servizio viene erogato, per esempio, all'interno di un ambito urbano come quello di Roma, città di 1300 km quadri, molto disomogenea al proprio interno, è chiaro che come dire, ci si può nascondere all'interno di un indicatore aggregato una sacca di inefficienza del servizio a fronte di sacche di alta efficienza del servizio. Io abito in periferia, lo spazzamento nella mia zona è assolutamente infrequente, ma siccome a Piazza di Spagna viene spazzato ogni 30 secondi, complessivamente il personale impiegato per spazzare è sufficiente. Allora, di nuovo, qui abbiamo, come dire, dobbiamo in qualche modo far riferimento alla geografia, perché questi indicatori che noi dobbiamo costruire, io dico in maniera ragionevole, per permettere all'ente locale di dire se poi la domanda viene soddisfatta bene, devono possedere determinate caratteristiche, cioè devono essere intanto spazialmente articolati, devono essere puntuali dal punto di vista spaziale, perché altrimenti tutto insieme si nascondono o si potrebbero nascondere delle condizioni di inefficacia locale. In realtà poi dovrebbero anche essere costruiti sulla valutazione del rapporto diretto fra domanda e offerta. L'utenza esprime domanda, tu eroghi un servizio. Se riesci a costruire un indicatore coniugando questi due termini, allora io ci credo un po' di più. E poi soprattutto gli indicatori dovrebbero essere costruiti utilizzando i dati gestionali di chi eroga il servizio, non costruiti ad hoc, perché se mi costruisci ad hoc un indicatore che non dia conto di come tu hai operato effettivamente, la cosa funziona poco. Ora, tutte e tre queste condizioni potrebbero essere abbastanza facilmente soddisfatte, diciamo così. In alcuni casi sembra più difficile, in particolare per esempio gestire il rapporto fra domanda e offerta. Prendete il caso per l'appunto di Roma, che qui vedete rappresentato. A Roma la raccolta dei rifiuti si fa stradale. Se la raccolta è stradale, ma anche se si fa il porta a porta è così, perché se avete un porta a porta condominiale stiamo nelle stesse condizioni. Allora, però, per esempio, dove si fa la raccolta stradale, è chiaro che il rapporto fra domanda e utenza è più complicato fra domanda e offerta è più complicato da stabilire, perché se l'offerta è il cassonetto e la domanda abita in un qualunque indirizzo, sapere come la domanda usa i cassonetti è, come dire, abbastanza complesso. Però, se accettiamo di ragionare, come dire, in maniera statistica dal punto di vista geografico e ci mettiamo un po' di intelligenza, per esempio possiamo fare come abbiamo fatto qui, il dato sulle numerazioni civiche è un altro dato molto diffuso, per esempio. Allora, noi lì abbiamo avuto a disposizione, e questa applicazione è stata fatta sull'intera città di Roma, quindi abbiamo gestito 2.300.000 persone, quindi 1.400.000 utenti del servizio di nettezza, di igiene urbana. Allora, se voi avete a disposizione le numerazioni civiche in cui fate risiedere la domanda, e questo è un dato noto a tutti, perché qualunque azienda che gestisce un servizio, per esempio, emette una bolletta su quel servizio e quindi sa dove sta la propria utenza. E avendo distribuito, diciamo, le postazioni di raccolta sul territorio, noi con un po' di intelligenza abbiamo implementato una modellazione che fa uscire gli utenti che risiedono in un certo indirizzo, li fa camminare sulle strade e li porta verso le 5 postazioni di raccolta più vicine. Perché postazioni di raccolta 5 invece che una? Perché se io la mattina esco da casa e vado a sinistra posso usare una postazione di raccolta, se vado a destra ne uso un'altra. Questo permette di costruire, diciamo così, una associativa, seppure statistica, seppure percentualizzata, cioè una probabilità che io conferisca il rifiuto in quel luogo piuttosto che in quell'altro, dipendentemente dalla distanza a cui mi trovo. E quindi questo, per esempio, permette di costruire questa associativa, che intanto guardate qui
avete già un'immagine che dice qual è il carico di popolazione che viene associato a ciascuna postazione di raccolta. Adesso, per quello che significa, però intanto vedete che c'è una difformità molto forte. Avete delle postazioni di raccolta che sono molto scariche ed altre che sono molto cariche di popolazione. Ora poi si possono sollevare mille obiezioni su questa questione e sono pronta anche in qualche modo a rispondere. Però ammettete che sia accettabile questa approssimazione statistica, che noi crediamo sia un po' il meglio che si può fare in città in cui non esiste, o in generale per tutti i servizi che non stabiliscono un rapporto diretto fra domanda e offerta. Però se questa approssimazione è accettabile, considerando che noi abbiamo a disposizione i dati di servizio, che le aziende hanno i dati di servizio, beh, allora si possono costruire una serie di indicatori che per esempio dicono quante postazioni, quanto volume di rifiuto tu potresti raccogliere in una zona a fronte di quale popolazione, e scoprire per esempio quello che vedete la prima rappresentazione qui, l'indice di efficacia a sinistra, scoprire che ci sono nel territorio che stiamo analizzando, qui stiamo parlando di carta e di multimateriale che è la raccolta di Roma, ci sono delle zone che hanno una certa quantità di popolazione e un volume potenzialmente raccoglibile. Quando parlo di volume raccoglibile non dico soltanto il volume dei cassonetti, ma anche le frequenze di raccolta. Un cassonetto che viene svuotato 3 volte a settimana piuttosto che 2 volte a settimana, a fronte di quantità di popolazione che invece sono molto piccole, o viceversa. Tutte le zone che vedete in rosso sono quelle sottoservite, tanto per dirne una. Oppure si potrebbe dire, va bene, ma a fronte di questa organizzazione del servizio, quante volte tu hai mandato a svuotare un certo contenitore e quanto ti sei portato a casa? Quindi quanto sei stato efficace, quante risorse hai bruciato per assicurare quel servizio? Ora, di questi se ne possono costruire una certa quantità di questi indicatori, però appunto mi sembrava che di nuovo, tra l'altro qui c'è veramente l'esplicita integrazione di banche dati settoriali diverse, qui c'è la carta tecnica regionale che serve a costruire la geografia del servizio, il dato gestionale di servizio che serve a costruire l'indicatore, e però come voi capite il dettaglio spaziale che si può poi adottare per costruire questi indicatori è tale per cui tanto l'ente pubblico, che qui vede nella prima rappresentazione, vede che rapporto c'è fra la propria utenza e il servizio erogato, quanto chi gestisce il servizio, perché qui nelle zone in rosso voi avete la rappresentazione di quelle aree del territorio in cui viene spesa molta risorsa per portarsi via molto poco risultato, quindi ci sono anche, come dire, dei profili di risposta nei confronti del gestore. Quindi di nuovo la geografia usata con un po' di intelligenza ci aiuta a costruire qualche cosa che serva a governare il territorio. Basta. Ci sono domande? No. In effetti, più che una domanda è una considerazione. Questa è un'applicazione che fa vedere come questo tipo di attività si colloca proprio esattamente, in maniera bacentrale, tra il cittadino e l'amministratore. Per l'amministratore è fondamentale per ottenere il servizio, per il discorso proprio economico. Certo. Perché questo è il caso di Roma, è perfetto, poi però chiaramente un piccolo comune ha pure problemi perché ci sono le frazioni periferiche di campagna, anche lì, e cioè effettivamente si viene incontro all'esigenza dell'amministratore. Sì. Poi dall'altra parte c'è il cittadino, che è quello che, certo, effettivamente si ritrova col cassonetto strapieno, con una gestione del servizio non sì, difficile. Guardate, come vi ho detto prima, insomma, secondo me c'è anche da valutare la faccenda che tanto più la geografia ci viene in aiuto, quindi l'uso intelligente del dato geografico ci viene in aiuto, tanto più le situazioni che devono essere gestite sono complesse, no? Nel senso che in realtà lei citava adesso i piccoli contesti rurali, semirurali. Io abito a Bracciano, lì c'è invece il problema delle frazioni, cioè l'espansione. Bracciano è un bel caso, devo dire. L'espansione l'espansione urbana di Bracciano ha portato una serie di problematiche per la gestione di questi servizi. Però tanto più appunto le situazioni sono complesse, quindi tanto meno possono essere in qualche modo monitorate direttamente. Quindi, esatto. No, tanto più la geografia, che comunque va usata
adesso mi perdonerete, questa è un po' anche una presunzione accademica, però mettendoci dentro della statistica, perché se il fenomeno è complesso e non può essere analizzato puntualmente, bisogna accettare delle approssimazioni statistiche, purché siano, come dire, tecnicamente documentate e accettabili. Però, insomma, il dato che noi adesso abbiamo a disposizione, guardate, insomma, lo sapete tutti, i dati di carta tecnica, le carte, ce l'abbiamo tutti, e questi dati sono omogeneamente diffusi. Allora, usare un dato che noi abbiamo usato per 1300 km quadrati, quindi molto, e che comunque fornisce quel tipo di risultato per tutto l'ambito urbano, è un avanzamento che sembrerebbe essere molto interessante. Va bene. Perfetto, allora adesso passiamo alla successiva presentazione dell'ingegner Fraulini della provincia di Modena. I servizi WebGIS realizzati dal portale cartografico della provincia di Modena. Quindi adesso passiamo dal versante della pubblica. Ho sbagliato. Ah, ecco. Andiamo indietro. Allora, questo è la... quello di sotto. Di sotto, esatto. Scusate. Buonasera. La nostra è una breve e scarna, diciamo, illustrazione di quelli che sono i servizi WebGIS che vengono realizzati attraverso il portale cartografico della provincia di Modena, di cui vedete un'illustrazione che è navigabile all'indirizzo www.sistemonet.it. La prima cosa che mi preme osservare è che sia il portale cartografico che tutti i servizi sono stati realizzati a partire dal 2002 ed implementati e upgradati fino ad oggi esclusivamente all'interno del servizio urbanistica e cartografia della provincia, e quindi senza interventi o collaborazioni esterne. Il portale è stato realizzato essenzialmente per mettere a disposizione sia degli altri servizi della provincia che di altri enti territoriali, quindi comuni, associazioni di comuni, AUSL, ARPA o servizi territoriali diversi, ma anche di professionisti, di cittadini, quelle grandi serie di dati che vengono realizzati dalle diverse amministrazioni territoriali per la gestione del territorio. I servizi che il portale pubblica oggi sono molto diversi e costituiscono una grande serie di singoli servizi, giusto? Una specie di catalogo di singoli servizi di pubblicazione e di gestione, diciamo, territoriale, a partire dal primo, il principale, che è il servizio di pubblicazione del piano territoriale di coordinamento provinciale. Il piano territoriale di coordinamento provinciale è il piano territoriale con cui la provincia realizza la gestione ambientale territoriale di tutto il territorio provinciale, ed è costituito da un set di 35 elementi cartografici più una grande serie di documenti amministrativi, ed è navigabile interamente attraverso il portale, giusto? Sia nei suoi elementi cartografici che attraverso l'interrogazione delle singole norme che sono applicabili alla singola porzione territoriale. Il portale parte da una richiesta della scelta di interrogazione che si intende effettuare e può realizzare sia una interrogazione multipla, quindi di tutto il set delle carte che è disponibile sul territorio, oppure, per rendere più semplice, diciamo, la lettura normativa, perché non è mai semplice la lettura normativa di un piano territoriale di coordinamento provinciale, di una sola singola carta. Il portale procede quindi con l'individuazione territoriale attraverso le singole funzioni di qualsiasi sit, quindi panne, ingrandisci, zoom, eccetera, eccetera, oppure attraverso una serie di individuazioni, quindi puntualizzate. Voglio localizzare la mia area per comune, località, indirizzo, numero civico, foglio, mappale, particella. Una volta effettuata quindi la individuazione della località richiesta alla scala voluta, è possibile il sistema... utilizza degli sfondi territoriali diversi a seconda della scala a cui si vuole realizzare, a partire dalle grandi scale, quindi le carte territoriali 1 a 250.000, fino al database territoriale della regione Emilia-Romagna in scala 1 a 5.000, e accompagnandole anche dalla possibilità di accendere e spegnere diversi set di foto aeree, ortofoto, giusto, che sono disponibili sull'intero territorio provinciale. Si va dalla carta da una foto
da una ortofoto del 98 fino alle foto AGEA del 2008. Una volta fatto questo è possibile effettuare sia l'interrogazione, quindi sulla singola normativa, che gli estratti cartografici dell'area che sono interessati, che vengono forniti con l'intera leggenda, diciamo, delle norme e dei simboli cartografici che sono visualizzati sull'area. L'altro servizio, il secondo, è un piano di pubblicazione della localizzazione dell'emittenza radio-televisiva, il piano faunistico venatorio provinciale e il piano con cui la provincia gestisce gli elementi per la caccia sul territorio e la tutela della fauna all'interno del territorio. Un altro piano invece su cui voglio spendere un po' più parole è la Carta Provinciale degli Spandimenti, il SIAM. La Carta Provinciale degli Spandimenti è una carta provinciale particolarmente interessante soprattutto per gli utenti, quindi per gli agricoltori o per quelli che fanno gestione ambientale, in quanto consente di individuare tutte le aree che sono idonee allo spandimento agronomico degli effluenti zootecnici, parliamo di sisso, per dirlo in parole povere, va bene, e soprattutto consente di individuare per ogni singola particella catastale dell'intero territorio provinciale qual è il grado di vincolo che vige su quella particella e in che percentuale lo vincola. In questo modo i servizi degli agricoltori e lo singolo agricoltore possono interrogare il sistema o per singola particella o caricando nel sistema, giusto, delle liste di particelle, cioè le liste di particelle che costituiscono le aree su cui intendono realizzare il piano di spandimento. Il sistema, queste liste di particelle l'agricoltore le può ricavare o direttamente downloadandole dal sistema regionale, giusto, dell'agricoltura, o caricandole su un foglio Excel che è possibile scaricare dal sistema stesso. Una volta caricate le liste delle particelle, il sistema fornisce per ogni singola particella tutti i gradi di vincolo, le percentuali di vincolo, e consente di realizzare quindi l'intero piano di spandimento. L'agricoltore può inoltre realizzare per ogni singola particella un estratto di mappa, della singola particella con tutti i vincoli che sono realizzati. Se qualcuno si intende un po' di queste questioni capirà che quindi il singolo agricoltore, il rapporto a questo punto con l'amministrazione che gli chiede di realizzare il piano di spandimento è estremamente semplificato. E infatti diciamo che oltre al piano territoriale di coordinamento provinciale che costituisce la base per tutte le valutazioni ambientali strategiche o verifiche di assoggettabilità che sono dovute da chi intenda realizzare una pianificazione territoriale, una pianificazione attuativa all'interno della provincia di Modena, lo stesso, la Carta Provinciale degli Spandimenti, è uno strumento estremamente attuativo ed estremamente pratico nei rapporti con questa amministrazione provinciale che è sempre così lontana finché c'è. La carta delle potenzialità archeologiche è un elaborato cartografico estremamente particolare perché è stato realizzato ed è un elemento del quadro conoscitivo del piano territoriale di coordinamento provinciale perché è stata realizzata con una sperimentazione fra la provincia, servizio urbanistica e cartografia, la sovrintendenza archeologica dello Stato e la regione Emilia-Romagna per determinare attraverso un'analisi, diciamo, delle caratteristiche geologiche del territorio, delle conoscenze archeologiche sui singoli siti, quali sono le probabilità che un'area su cui si va ad intervenire possa essere interessata a diversi livelli di profondità da permanenze archeologiche. Anche questo tipo di carta è particolarmente interessante considerando che oggi appunto per qualsiasi tipo di scavo è necessario fare un piano di rischio archeologico. Il repertorio fotografico e il repertorio cartografico invece sono praticamente dei cataloghi di piani fotografici, di riprese fotografiche della provincia di Modena che partono dalle riprese fotografiche più storiche del 42, quelle della RAF, fino al 2008, quella della AGEA, e con cui è possibile quindi o navigare direttamente per quelle più moderne o, avendo noi realizzato la georeferenziazione di tutti i piani di volo delle cartografie e delle riprese fotografiche più antiche che non sono agevolmente georeferenziabili, abbiamo georeferenziato i singoli piani di volo ed è possibile quindi navigando all'interno del piano di volo
identificare con l'interrogazione la singolo fotogramma che i singoli fotogrammi che interessano le aree evidenziate. Normalmente sono più di uno perché le fotografie sono a scala molto, molto alte, quindi i fotogrammi con... Lo stesso vale per il repertorio cartografico. Abbiamo pubblicato tutte le possibili cartografie che sono disponibili, dalle carte storiche dei Carandini, la carta del Ducato della provincia di Modena, fino al database territoriale regionale del 2008. Il mosaico storico dei piani regolatori generali, insieme ai piani regolatori generali e ai piani strutturali comunali, sono invece tre servizi che vengono realizzati o in collaborazione con i singoli comuni per realizzare la pubblicazione e quindi l'utilizzo del portale per la gestione del piano regolatore comunale, del piano strutturale comunale, con il quale appunto, in analogia con quanto viene fatto col piano territoriale di coordinamento provinciale, vengono pubblicati i piani regolatori comunali. Attraverso la loro pubblicazione è possibile poi fare il certificato di destinazione urbanistica sulla singola particella e l'analisi del piano regolatore singolo. Se sono andato troppo oltre, non posso andare avanti. L'altro invece, il mosaico storico dei piani regolatori e i piani strutturali comunali, rappresentano una mosaicatura di tutti i piani regolatori del territorio provinciale, fatto sia a livello di piani regolatori generali, quindi in funzione della vecchia legge regionale 47-78, sia per quelli che sono disponibili i piani strutturali comunali che sono stati realizzati in funzione della legge regionale 20-2000. Fine. Ci sono domande? C'è anche un'altra. Io sono molto contento. Grazie mille. Bene. Qualcuno che la provincia autonoma di Modena. Questo è uno dei casi in cui l'abolizione delle province dispiacerebbe, in effetti. Allora, la prossima presentazione è della professoressa Guerreschi del Politecnico Università di Torino, comportamenti d'impresa nella provincia di Cuneo. Un'analisi delle relazioni territoriali, delle dinamiche produttive e delle modalità di ricerca. L'obiettivo del nostro lavoro è stato di riuscire a capire, a comprendere le modalità con cui le imprese interagiscono tra di loro, quindi capire un po' l'evoluzione delle imprese dato dal come risultato di più fattori. Non esistono degli indicatori, diciamo, idonei a capire e a comprendere com'è l'interazione di queste imprese, quindi abbiamo cercato di analizzare queste imprese cercando di capire dal punto di vista di pluralità di fattori e studiarle in termini di relazioni consolidate, di relazioni territoriali, di dinamiche produttive di input e di output e di reti di ricerca. In particolare la cosa che abbiamo cercato di fare è di unire una parte di analisi statistica con un'analisi prettamente spaziale, utilizzando poi delle applicazioni e dei tool di spatial analyst. Il primo nostro obiettivo era passare dall'universo di tutte le nostre imprese ad un campione, quindi siamo passati da circa 1400 imprese ad un campione poi scelto di 219, suddiviso in otto ambiti produttivi secondo le
codifiche di Ateco. Per ognuna di queste imprese è stata fatta un'intervista che copriva ambiti di indagine specifici, quindi a parte una prima parte che poteva andare dall'anagrafica, ma domande specifiche sui sistemi produttivi, sulle reti di relazioni di produzione, con chi eventualmente aveva dei contatti o degli scambi e altri fattori, altre indicazioni. Il passo successivo è stato di riuscire a georiferire queste imprese, queste 219 imprese, e quindi abbiamo cercato di trovare un sistema per georiferire in automatico queste imprese, quindi con un sistema multi-address, e abbiamo provato a fare questa georeferenziazione con il GPS Visualizer, che ci ha restituito una tabella di testo in cui venivano restituite le coordinate, ma il grosso del lavoro è stato non tanto questo, quanto dover controllare l'esattezza di questa restituzione. Abbiamo visto che almeno il 40% delle imprese non è stato restituito correttamente. Non è stato restituito correttamente perché c'erano tre problemi: o restituiva un indirizzo, era essendo un codice automatico, o restituiva un indirizzo privo di numerazione, quindi poi in effetti le coordinate venivano date come centroide dell'intera via, quindi nella parte centrale della via, oppure l'indirizzo, il software, l'applicativo invertiva, quindi restituire un indirizzo errato, oppure del tutto non veniva assolutamente trovato, perché gli stradali implementati, essendo queste zone industriali, quindi in completa evoluzione, lo stradale non riusciva a seguire la toponomastica anche solo interna alle vie. Abbiamo poi ancora utilizzato, una volta messa a punto questo set di coordinate, di queste 219 coordinate, abbiamo per gli indirizzi non trovati abbiamo ancora utilizzato altri applicativi in internet, applicativi che per esempio la Regione Piemonte ha in rete, che è lo stradale unico della regione. Abbiamo implementato queste nostre informazioni mancanti attraverso lo stradale unico, nonché altri applicativi. Il tutto invece abbiamo ancora utilizzato un ulteriore applicativo che abbiamo utilizzato in un sistema leggermente diciamo strano rispetto a quello che è l'obiettivo principale, nel senso che è un convertitore di coordinate a livello mondiale, per cui riuscendo a visualizzare la coordinata, noi visualizzavamo la collocazione sul territorio e il software restituiva la coordinata, quindi riusciamo a recuperare la coordinata attraverso la visualizzazione. E quindi siamo riusciti a mettere a punto questo set di 219 imprese. Un altro passaggio è stata l'analisi statistica vera e propria, in cui abbiamo valutato e calcolato un indice relativo come somma di comportamenti diversi, risultato sempre di quelle interviste di cui ho accennato prima, relativo alla numerosità degli input utilizzati nel processo produttivo, degli output, delle relazioni consolidate e delle relazioni di ricerca, quindi come somma di comportamenti diversi. E qui abbiamo integrato l'aspetto dell'analisi spaziale, quindi la prima parte era statistica, implementato con una parte di analisi spaziale utilizzando il metodo di densità kernel, quindi siamo in ambiente raster, e abbiamo scelto come raggio di questo cerchio di analisi 5 km, perché visto che analizzavamo la provincia di Cuneo ci sembrava un raggio idoneo, con una cella dell'uscita del raster di 250 metri per gli 8 indicatori, perché tutti questi 4 indicatori venivano analizzati come indicatore locale e uno sovralocale, quindi in effetti il nostro set di indicatori era di 8 indicatori.
Naturalmente il raster restituiva delle celle di valore decimale, quindi abbiamo dovuto cercare di convertire queste tabelle attraverso il tool raster calculator in celle di tipo intero per poter poi fare delle analisi di map algebra. Un altro passaggio è stato poi associare alle singole imprese il valore di densità della cella in cui la singola impresa ricadeva e quindi qui eravamo invece in ambiente vector. E qui la parte di somma pesata che abbiamo fatto, quindi diciamo di map algebra, con in senso lato abbiamo semplicemente ponderato il peso dei diversi raster del locale e sovralocale per i quattro fattori che avevo citato, però abbiamo fatto questo abbinamento a coppie senza alcun fattore di riduzione, quindi abbiamo semplicemente fatto una somma algebrica semplice, stimando le intensità delle relazioni fra le imprese, quindi come aggregazioni di comportamenti elementari. E qui vedete due esempi di questa somma pesata di queste quattro carte che poi abbiamo prodotto. E quindi per concludere praticamente abbiamo fatto questa analisi spaziale come elemento complementare dell'analisi statistica per dare un certo valore all'effetto della territorializzazione nel calcolo delle nostre correlazioni variabili. E qui diciamo che concludiamo più che con una risposta, con una domanda, perché se è vero che l'analisi statistica parte dal fatto che noi avevamo un campione e quindi come tale lo potevamo riversare sull'universo e quindi per questa regola statistica regge come possibilità di generalizzazione, la domanda che ci siamo fatti e l'abbiamo lasciamo un po' aperta è se il risultato che noi abbiamo ottenuto in questo caso ci dice qualche cosa sull'universo, oppure noi siamo strettamente legati al solo campione, quindi se possiamo in qualche modo tentare di fare questa forzatura, che così come per l'analisi statistica è possibile passare dall'universo al campione, così e quindi i risultati del campione si possono poi generalizzare all'universo, se per l'analisi spaziale con una metodologia di questo genere possa reggere in modo con una certa forzatura comunque anche questo passaggio nell'analisi spaziale, se si regge questo passaggio di generalizzazione dal campione all'universo. Io concluso. Grazie, ci sono domande? Va bene, allora grazie per la presentazione e passiamo alla presentazione successiva. Dottoressa Campo, sempre dell'ISPRA. Sì. Questa presentazione in un certo senso si aggancia alla precedente. Infatti sarò ancora più veloce. Quindi, però questa volta ci occuperemo del catalogo dei metadati. Sì. Esatto. Più che altro dei canali. Esatto. Allora, all'indirizzo che leggete potete accedere ovviamente al portale del servizio geologico, che è lo strumento di accesso che abbiamo creato per consentire la consultazione del patrimonio geologico, del patrimonio non solo geologico, del servizio geologico d'Italia, che ovviamente il servizio geologico come organo cartografico dello Stato ha messo a disposizione, quindi ha pubblicato a carattere nazionale, quindi parliamo di banche dati che interessano tutto il territorio. E quello, l'aspetto sul quale ci siamo concentrati dopo aver creato questo strumento è stato quello di andare incontro alle esigenze di un'utenza meno specialistica. Questo perché ovviamente il contenuto delle banche dati è strettamente specialistico, quindi per cercare di consentire a tutti gli utenti, anche i meno esperti, di poter avere accesso e quindi di consultare le banche dati, abbiamo deciso di migliorare alcune funzioni di ricerca e quindi di creare una parte all'interno del portale nel quale si può accedere attraverso dei canali tematici alle informazioni che sono presenti, quindi andando ovviamente a reperire le informazioni nel catalogo dei metadati, che sapete tutti essere informazioni che descrivono i dati territoriali e i servizi ad essi relativi e che consentono di archiviare, di consultare e di ricercare queste informazioni.
e quindi di far sì che l'utente meno esperto potesse reperire le informazioni proprio andandole a scovare in quelle che noi abbiamo chiamato categorie di riferimento, perché sono delle, dei temi che raggruppano alcune banche dati che hanno, che presentano analogie di contenuto. E, più in particolare abbiamo creato essenzialmente quattro temi principali, che sono quelli che potete leggere: mappe geologiche, idrogeologia, pericoli naturali e risorse naturali. Cliccando sull'indirizzo che appunto leggete in alto, si accede alla home page del portale. Vedete che le funzioni classiche del portale sono quelle di ricercare le informazioni attraverso la modalità più classica, quella della ricerca per località. Abbiamo affiancato a quella la ricerca appunto per temi. Andando a cliccare su questa funzione, vedete che si apre una pagina all'interno della quale andiamo a leggere il contenuto di queste categorie, che abbiamo detto sono raggruppate essenzialmente in mappe geologiche, idrologia, pericoli naturali e risorse naturali. Che cosa troviamo all'interno di queste categorie? Ad esempio, in mappe geologiche noi andiamo a leggere sulla destra il contenuto, ovviamente, un elenco di metadati che ovviamente rimandano al contenuto di tutto quello che abbiamo ovviamente accorpato in questa categoria. Ad esempio, in questo caso, tutta la cartografia geologica disponibile a diversa scala, sempre a carattere, sempre su scala nazionale, e quindi tutti i metadati che sono sia contenuti all'interno del nostro catalogo di metadati, sia ovviamente che rimandano ad altri cataloghi dove si possono avere informazioni anche di maggior dettaglio, sia a livello regionale che locale. Mi soffermo un momento sulla categoria pericoli naturali. Parlando di pericoli naturali, ovviamente per un geologo sembra naturale andare a reperire informazioni che si riferiscono a determinate tipologie di eventi. In questo caso abbiamo creato due successive sottocartelle che abbiamo chiamato dissesti e tettonica. Se noi apriamo ovviamente queste voci, si aprono ovviamente di nuovo, vediamo l'elenco delle informazioni che sono legate a queste categorie. Nel caso ovviamente dei dissesti, l'utente ovviamente non tecnico può consultare le informazioni che sono relative alle banche dati del servizio geologico, relative ad esempio ai fenomeni franosi o ai fenomeni di sinkhole, che ovviamente il professionista, il geologo, sa essere fenomeni che si riferiscono a fenomeni di tipo naturale, e quindi costituiscono un pericolo, ma ovviamente un utente meno specialistico questa informazione non ce l'ha. La stessa cosa, ad esempio, andando a cliccare sulla voce tettonica, si possono ovviamente reperire e quindi consultare le informazioni che si riferiscono ad altre banche dati, e in questo caso ovviamente troviamo ovviamente le informazioni della banca dati del progetto Itaca, la banca dati delle faglie capaci, e di seguito anche andando ad esaminare le altre categorie, la filosofia che abbiamo seguito è essenzialmente questa. Sempre ovviamente dalla home page possiamo andare a cliccare direttamente sullo strumento del GeoViewer. E come vi ha fatto vedere il mio collega, si apre il visualizzatore, questo ovviamente nella nuova versione che sarà presto disponibile online. Anche in questo caso l'utente meno esperto può andare a reperire le informazioni che cerca, perché a nostro avviso con la ricerca attraverso i canali tematici, quindi per temi, può ovviamente visualizzare analogamente a come avete visto nella pagina precedente il contenuto delle banche dati, andando ovviamente a reperirle nella categoria di riferimento. Sarà ovviamente presto disponibile questo nuovo strumento del visualizzatore. Vi chiediamo ovviamente di consultare, di navigare attraverso il nostro portale e di continuare, così come è stato fatto da quando è stato pubblicato, a inviarci osservazioni, commenti o suggerimenti all'indirizzo che leggete in basso. E grazie per l'attenzione. Grazie mille. Ci sono domande?
del dottor Bianconcini della Sister SRL riguarderà la gestione unificata dei consumi energetici nell'Unione della Bassa Romagna. Prego. Grazie, buonasera. Sostenibilità e risparmio energetico sono divenuti negli ultimi anni confini all'interno dei quali inquadrare ogni intervento territoriale. Ogni intervento territoriale. Una corretta gestione energetica e un uso responsabile dell'energia inizia ad essere, almeno nelle intenzioni, un uso comune per chiunque abbia il compito di amministrare il territorio. L'Unione della Bassa Romagna nasce da un'intuizione iniziale che ha portato dalla gestione associata dei servizi verso si è evoluta verso una governance unitaria dell'intero territorio delle 9 municipalità. Il territorio occupa attualmente circa un terzo della provincia di Ravenna per 480 km quadrati. La gestione unitaria ha permesso di avviare tutte quelle attività, processi e metodologie orientate al perseguimento dell'efficienza e della sostenibilità. Tra queste oggi il tema del consumo energetico risulta strategico e sempre più da monitorare, tanto da costituire un fattore importante nella stessa pianificazione economica e territoriale. Per tale motivo, all'interno di enti è stata istituita la figura dell'Energy Manager, che si occupa, tra gli altri temi, di efficientamento energetico di immobili piuttosto che di illuminazione pubblica. Generalmente utilizzato nell'ambito della pianificazione territoriale e delle analisi qualitative e quantitative dei fenomeni socio-economico-territoriali, lo strumento del GIS viene in questa sede analizzato quale metodo di analisi e simulazione in contesti nel campo energetico e della sostenibilità ambientale. Il GIS costituisce uno strumento multicriteriale per leggere ed analizzare fenomeni di sviluppo urbano e fabbisogno energetico, supportando le scelte del pianificatore. I sistemi GIS permettono di individuare, analizzare e confrontare efficacemente indicatori che aiutano a guardare la città nella sua complessità. La classificazione e quantificazione delle tipologie edilizie presenti, delle coperture, delle superfici esistenti, della morfologia del terreno, l'individuazione di vincoli, la geocodifica dei consumi sono tutte informazioni di tipo geografico, utili e fondamentali per qualsiasi azione significativa di promozione o produzione di energie rinnovabili. L'analisi di un territorio nella sua complessità oggi non può prescindere dall'adozione di metodologie tecniche offerte dalla GIS Analysis. L'adozione di un sistema di gestione energetica del patrimonio attiva e passiva intende proseguire proprio questa direzione. L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in partnership con Sister, ha avviato un sistema di monitoraggio della gestione dei consumi energetici del proprio patrimonio immobiliare. Il sistema web-based ha il nome Cubito Energy Manager. Nello specifico è un cruscotto grafico e geografico che permette di costruire indicatori per monitorare e confrontare le performance, evidenziare i luoghi in cui emergono priorità di intervento, definire criteri di valutazione, perseguire obiettivi e politiche di risparmio energetico. Cartogrammi, istogrammi, grafici e report diventano quindi strumenti quotidiani e multidisciplinari per la gestione e la programmazione degli interventi. Il sistema si basa sulla possibilità di gestire flussi di informazioni georeferenziandole sul bene di riferimento. Abbiamo quindi la sovrapposizione tra tutte le informazioni specifiche del patrimonio, come la tipologia edilizia, le superfici, l'utilizzo prevalente, e i dati relativi ai consumi energetici e non, come i consumi di elettricità, acqua, gas. A ogni oggetto localizzabile sul territorio, e soggetto a un'utenza, pertanto, potrà essere gestito singolarmente, ma anche analizzato in maniera classificata per tipologia, gruppo o categoria di appartenenza. In questa maniera, attraverso appositi indicatori di misura e confrontabilità, è possibile visualizzare l'andamento dei consumi energetici, per esempio le intere scuole di un comune, dati statistici di consumo a metro quadro, di consumo per alunno, sia in forma puntuale che in forma aggregata. Allo stesso tempo il sistema, graficizzando dinamicamente l'informazione attraverso istogrammi piuttosto che cartogrammi, permette di monitorare e comparare diversi indicatori di performance, sia consuntivo sia previsionali. Il sistema è multiutente e multiente ed è configurabile e usabile anche in modalità mobile. I flussi attualmente gestiti dal sistema sviluppato da Sister comprendono gestori di acqua, luce, gas, telefonia e igiene urbana, e potenzialmente può essere espanso a qualsiasi tipo di utenza. Vi ringrazio.